La legge è molto chiara, nel senso che il legislatore ha fissato un termine perentorio, marzo 2013, gli ospedali psichiatrici giudiziari, queste strutture penitenziarie devono chiudere. Tra l'altro il legislatore ha blindato questa disposizione perché prevede l'intervento in via vicaria del governo. Sarà difficile rispettare questa scadenza. Lo scenario potrebbe essere quello di un prolungamento della vita di queste strutture. Dovrebbero andare in strutture ad esclusiva completa gestione sanitaria con un controllo da parte di forze dell'ordine, dico così perché pare che ancora non sia specificato, individuato chi debba poi farsi carico del presidio di sicurezza, diciamo. Il mio coinvolgimento come direttore di ospedale psichiatrico giudiziario è stato molto molto, molto limitato, nel senso io non ho partecipato a tavoli di lavoro, l'ultimo tavolo di lavoro, l'ultimo incontro risale a diversi mesi fa, quindi siccome io penso che purtroppo, considerato che le cose non mi sembra si stiano muovendo, a marzo 2013 non ci sarà questo cambiamento epocale, ci stiamo organizzando per rimodulare il tipo di organizzazione e il tipo di gestione. Un'ipotesi è anche quella di individuare un piano della struttura ad esclusiva gestione sanitaria, quindi come dicevo prima un arretramento del personale di polizia a presidio di sicurezza e quindi diciamo realizzare in loco quello che prevede la legge.